ancora che le intercettazioni siano uscite, è stata riabilitata da tutta la stampa, da tutte le donne che contano in modo trasversale, dalla Sant'Anche di AN alla Armeni di Rifondazione Comunista. Noi non sappiamo nemmeno che sono queste intercettazioni. È uscito però su un giornale argentino, e il Clarín, c'è scritto più o meno cosa si sono dette. Pare che una ministra, questo è vero, una ministra al telefono con un'altra ministra spiegava come si fa sesso orale col presidente del consiglio, tra parentesi c'era scritto pompino. E quindi noi questo lo sappiamo, per il resto qua in Italia il dibattito è, va difesa in quanto donna, come se fosse questo il problema, no? L'Armeni dice è una vergogna il paragone con la Levinsky, è di una volgarità gratuita, ma il problema non è la volgarità qua, è un paragone del cazzo quello con la Levinsky. Scusate, non è perché la Levinsky non era ministra, giusta, è non ministra delle pari opportunità, per giunta un ministero di cui ci sarebbe anche bisogno visto il livello delle donne che riescono a accedere al potere in questo paese. Poi voglio dire, ragazze, sì, dobbiamo darci da fare qua, anche in questo sono inique, perché se uno dice va bene, voglio difendere anche le donne, soltanto le amanti di Berlusconi, in un paese in cui, voglio dire, ci sono anche delle martiri, c'è quella poveretta che è andata in overdose con l'onore con il mele, per dire, perché non può diventare ministra lei. Ci sono anche delle eccellenze, c'è quella che è riuscita a provocare il coccolone a Bossi, perché non può diventare ministra lei, vuol dire che ci sa fare, oh, è un fatto di merito! Intanto sappiamo che da Tokyo il Cavaliere è contento, perché dice che gli italiani non si scandalizzano per gli scandali e il gallismo piace. Il nipote di Goebbels, l'incognita assunto alle PR del PDL, dice che si può essere molto soddisfatti perché la prossima volta il Cavaliere potrà fare un passo ancora più importante. Al momento dell'aggiornamento del governo, della presentazione dei ministri, potrà dire: pari opportunità, succhiamelo col plauso di tutti gli italiani. Il fascino del gallismo, sono rimaste poche speranze, una è Viagra, e l'abbiamo già detta, che però pare sia una speranza molto fondata, e l'altra è la mobilitazione sindacale delle prostitute. Il problema è che le prostitute giustamente non si fidano, dicono che i sindacati sono corrotti, se una viene eletta sindacalista poi sicuramente si impegnerà come la passione della fellazio, o più probabilmente ancora se ne starà a casa con uno stipendio immeritato, quindi è un po' difficile coinvolgere le prostitute. Cofferati interviene contro la nuova ondata di qualunquismo e vieta i commenti politici nei bar del centro storico dalle 9 alle 19. Intanto il dibattito in rete sui blog è acceso, scrive Alex32, perché chi fa satira deve continuare a dire fellazio, mentre i politici possono parlare apertamente di pompini? Replica Gloria89, basta con le ipocrisie, domani vado al lavoro in mutande. Più cauto Mattia79, che dice: io il mio voto l'ho venduto in cambio di un permesso per gli handicappati, e sfido chiunque a dire che non ho fatto un buon affare. Blatterano tanto di politico con la P maiuscola, ma se fossero veramente dei politici col senno del poi, dopo la vittoria risicata del 2006, se uno fosse stato un politico avrebbe detto: questa legge elettorale fa schifo, non ci permette di governare, si fa una legge elettorale, si torna alle elezioni, anche se avessero perso, sarebbe stata una sconfitta meno definitiva di quella che c'è stata in questo momento. Quando abbiamo sentito che formavano un governo con solo due senatori in più del Polo, abbiamo pensato, boh, avranno in mente qualcosa. Invece non avevano in mente niente, come al solito, tiravano a campare, tirandosi dietro Mastella, tirandosi dietro Dini, che poi è Dini che ha fatto cadere il governo, dando tutta la colpa naturalmente alla sinistra radicale, Mastella, eccetera, eccetera. Ha fatto cadere Dini, chissà per quale motivo nessuno se lo prende con Dini. Forse perché da ex direttore generale della Banca d'Italia ha messo da Cossiga per le palle, chissà quanta gente, lo sapete com'è Derile e Dini, chissà che cosa c'è dietro, saranno ricatti di ogni genere, no? Politica
scuola e sanno che la libertà di informazione e il conflitto di interessi non sono cose prioritarie. Prioritario è il fatto che la gente non arriva alla quarta settimana del mese, come se le due cose non fossero collegate. Le trovate di Veltroni, non delegittimiamo l'avversario, poi però non lo chiama nemmeno per nome, che è un segno di disprezzo, è una tecnica di fede questa, no? Quando dice come si chiama, sì, Veltroni, quella è una tecnica sua, non è una tecnica che mostra rispetto, un casino. Che qual era il disegno? Diminuire le voci su Google a Berlusconi, forse chi lo sa? Sappiamo che questo governo è caduto molto anche grazie a Ratzinger, con quella porcheria dell'apertura negata all'Università della Sapienza. E sappiamo che la menzogna della censura a Ratzinger è stata sostenuta da tutti i media e da tutti i politici, salvo le solite rilevanti eccezioni. I poveri professori sono stati massacrati, finanche Cacciari ha dichiarato sono dei cretini che non dovrebbero parlare per i prossimi 20 anni. Questo significa avere il controllo dei media, significa inventare una polemica che non sta né in cielo né in terra, perché non c'è un motivo al mondo per cui Ratzinger debba inaugurare l'anno accademico delle nostre università. Insegnanti saranno stati scelti dal Vaticano grazie alla legge Moratti, ma devono ancora passare 20 anni e fra 20 anni Ratzinger sarà morto e starà dove deve stare, all'inferno, tormentato da dei diavoloni, croceni, attivissimi e non passivissimi. Spostare il Gay Pride da Roma a Bologna senza dire niente, perché a Piazza San Giovanni c'era un coro di preti, e sti cazzi, si direbbe, in una Repubblica Democratica o no? E non l'hanno fatto nemmeno al centro di Bologna, perché Cofferati non voleva, e sul palco c'erano tante bandierine, e fra queste bandierine c'era la figurina di un ragazzo con la svastica sulla cintura, e la scritta diceva: mi chiamo Italo, odio i froci ma amo il mio camerata, perché il Gay Pride dell'Arci non voleva prendere posizioni antifasciste. Diceva la guzzante gay: no, non sono gay, non sono nemmeno rom, ma mi viene da piangere leggendo i giornali, mi viene da urlare pensando all'episodio successo al Prenestino, in cui c'erano dei neonazisti presentati dal telegiornale come i ragazzi del Prenestino, con la testa rasata e le svastiche. Io non l'ho mai vista, non mi sembra un look del Prenestino. Disperate, picchiate, cercavano di scappare, si ferivano tra i rovi e urlavano: non siamo animali, non siamo animali, mentre i poliziotti stavano a guardare, alcuni fumavano, la cittadinanza